a Casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella. Eccoci qua! Buongiorno! Buongiorno, bentrovati, questo è il canale 14 di Radio Roma Television, questa è A Casa di Amici che vi terrà compagnia ancora per un'ora, insieme a me, al sottoscritto Maurizio Martinelli, le nostre Charlie's Angel. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno Maurizio. Avete dormito bene? Bene. Adesso ma si dorme un pochino meglio perché si respira, si sta meglio la copertina, magari il play. No, ancora sì, no. Sì. Sai che ieri il primo pigiama lungo? Vedi? L'ho inaugurato? Vedi? No, non mi fa. Io ho messo i calzini. No, vabbè, dai, pigiama lungo e i calzini. No, no, ragazzi, iniziamo. Ma che cos'è? Dai. Fa freddo. Un po' freddino. Ma un po' freddino, sì, magari usate una copertina leggera. No, no, anche quello. Anche quello. Vabbè. Ma c'è un almanacco. No, perché poi io sono quell'anziano, capito? Niente. Matteo. Salutiamo anche Matteo in cabina. Regia, possiamo partire? Possiamo partire, esattamente. È il 269esimo giorno dell'anno. Oggi la Chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano. Oh. Il sole è sorto alle 7 questa mattina sì, tramonterà alle 18.59. Incredibile. La luna sarà gibbosa, crescente e illuminata all'82.9%. Mm. 12 ore di luce praticamente. Esatte, proprio quasi. Bene. Ieri è calata prima, ieri c'era un tramonto molto molto sì, presto. Sì. Noi vediamo sia l'alba che il tramonto. Esatto, incredibile. Bene, passiamo alle giornate, le giornate mondiali, ma oggi è anche una giornata europea, che è la giornata europea delle lingue. E partiamo proprio da questa, che è stata Parlez vous français? Vabbè, devo fare un momento di gloria, un po' di show, va bene così, dai. La giornata europea delle lingue è stata celebrata per la prima volta nel corso dell'anno europeo delle lingue del 2001. Al termine di questa campagna il Comitato dei Ministri ha deciso di istituire la GEL, appunto, in quanto evento celebrato il 26 settembre di ogni anno. In tale occasione milioni di persone in tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche in altre parti del mondo, attenzione, organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue. L'importanza anche della cultura, no? Mm. E proseguiamo poi con un'altra giornata, che è la giornata mondiale per l'eliminazione totale delle armi nucleari. Ecco, questo è importantissimo. È la giornata. Esatto. È solo quello, però. L'incontro ai vertici della 68esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 26 settembre 2013 addirittura ha avuto come tema centrare il disarmo nucleare, condizione essenziale per garantire la pace e la sicurezza internazionale. L'Assemblea Generale ha scelto quindi la data del 26 settembre per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la risoluzione fa appello alla necessità di adottare con urgenza, cito testualmente, una convenzione globale sulle armi nucleari con la finalità di proibire il possesso, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il ricorso o la sola minaccia a ricorrervi di armi nucleari e di provvedere alla totale distruzione di quelle esistenti. Ha ragione Maurizio su questo. Utopia. Hanno forte, diciamo, carica di sensibilizzazione, certo. Però insomma poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo al mare, purtroppo. Troppi interessi. Andiamo avanti perché oggi siamo ricchi di fatti del giorno, quindi accaduti il 26 settembre però nella storia. Iniziamo dal 1935, radio e TV al Ministero della Propaganda. Attenzione. Foto 1935 anni fa. Gli anni, insomma, ecco, sono passati. I peggiori, devo dire, 88 anni fa, il controllo sui programmi e sull'uso della radiodiffusione e della televisione italiana diventano competenza del Ministero per la Stampa e la Propaganda. Mm. Questo lo stabilisce il Regio Decreto 1829, che conserva per il Ministero delle Comunicazioni la responsabilità delle questioni tecnico-amministrative. Abbiamo visto dalla vabbè, foto poi, insomma, parliamo, ci siamo liberati un po' di questo, nel senso che abbiamo avuto la libertà di parola e di comunicazione e quant'altro, insomma, quindi siamo andati avanti. Fortunatamente, perché insomma non su tante cose l'Italia, lo sappiamo, fa questi passi in avanti. Però a prescindere non apriamo da polemica. Sono sempre del parere che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Assolutamente anche in sì. questo caso, perché poi bisogna capire poi la percezione che si ha della libertà, della democrazia, ci sono tante questioni che non è la sede giusta verissimo. Per approfondire. Assolutamente. Proseguiamo con il 26 settembre del 1986, nasce Dylan Dog. L'hai letto Dylan Dog? Sì, per un periodo sì, poi dopo mi sono perduto. Secondo me, guarda, lo sai, quel periodo andava tantissimo Dylan Dog e credo che sia, che anno hai detto? 1986. E credo che sia lo stesso di Tex, forse Tex, Tex forse prima. Sì, quindi sì, c'era sì. insomma questo combattimento. Tex prima come Zagor.
Sì. Tex Zagor sono bene. Usciti prima, molto prima. Proseguiamo con il 1957, quindi 66 anni fa, debutta West Side Story. A New York, il musical di Jerome Robbins con le musiche di Leonard Bernstein e i testi di Stephen Sondheim, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Abbiamo qualcosa? Meno male. Andiamo. Commentavamo che fosse un po' Grease. Beh, sì, ricorda molto una scena di Grease. Sì, sì, come no. Hanno attinto molto da questa commedia qua. Dovremmo fare un remake di Grease. Fatto ma ce lo vedi? Che lucida la scrivania? Sì, uguale sì. A John Travolta con la macchina, uguale. Io John Travolta? Faccio una bella tinta nera scura. No. Giacchettino di pelle. È difficile. Al bacio. Bene, ma proseguiamo avanti, con emittenti italiane e serie italiane, perché il 26 settembre del 2000, quindi 23 anni fa, debutta Distretto di Polizia, una serie che ha avuto successo. Io la amavo! Ha avuto anche chi c'era lì? Vediamo? Tutti, c'erano tutti. Sì, c'era la... Giovanna Scalise, moglie, madre e poliziotta. La sua felicità si è spezzata quel giorno in Sicilia. Le restano i figli e la voglia di lottare, lontano, a Roma. Lontano dai killer di mafia che le danno la caccia. Niente scorta qui, siamo sicuro. In un piccolo commissariato di periferia, dove tutto cambierà con il suo arrivo. Anche se sono una donna, io sono il vostro dirigente. Distretto di Polizia. In prima assoluta, prossimamente su Canale 5. Che ricordi! Che ricordi! Lo siamo messi tutti, dai. Tutti. Bel cast, tra l'altro, anche... C'è anche Tirabassi. Erano tutti giovanissimi. Nelle seguenti, chiaramente, edizioni. Sì, assolutamente. Bene, siamo in chiusura, quindi musica. La musica 1969, debutta Abbey Road. Venne pubblicato questo album dei Beatles. E abbiamo scelto uno dei brani che ha avuto più successo in assoluto. Vediamo un po'. Puoi farmi il falsetto? All together! Non potevamo non farglielo fare. Sì. Perché gli avete fatto fare una cosa del genere? Vabbè, mi serviva un po' di movimento. Un po' di movimento, ma attenzione, stiamo parlando di un grande, John Lennon, lui e Paul McCartney hanno scritto delle cose, insieme anche a George Harrison. Per me Ringo Starr è stato il batterista, è stato l'uomo più fortunato del mondo, Cioè, è capitato lì per caso, è andato via. Ma come fai? Ma io non lo so che cosa gli è passato per la testa al batterista, il primo, che ha detto no, ma voi non siete capaci, me ne vado. Cioè, veramente... Una cosa... Altri tempi, adesso non avrebbero più fatto. Ma quando mai? Ma una cosa del genere ti mordi, ragazzi, le mani per tutta la vita. Verissimo. Vabbè, succede. Sentite un po', ma volete le stelle per caso? Sì. E datemi una stella. Oh, il dottor Michelizio oggi salta, non c'è il collegamento. Salta, ma guarda che bella stella, con quella bella faccia. Vabbè, ok. Segno che vince oggi. Tanto ormai ci ho messo una via da sola. Sagittario. Lascia sta perché non è... Buona giornata per voi, soprattutto sul fronte dello studio e del lavoro. Con Giove e Urano battaglieri in sesta casa, non sarà facile mettere tutti d'accordo, ma con la vostra autostima, allegria e ottimismo ce la farete anche stavolta. Daje, amore ed Eros. L'amore conosciuto in vacanza non molla, anzi il rapporto si va rafforzando grazie a telefonate e messaggi continui. Se poi entrambi vi venite incontro studiando con profitto i rispettivi idiomi
relazionali diventa ancora più facile. Vero che la lingua dei baci e delle carezze è internazionale. Che vi ridete? La stellina che passa davanti. Dobbiamo cambiare la foto dentro perché mi... Lavoro e denaro. Benone, il lavoro, soprattutto in proprio, mettete in pratica quello che avete imparato all'università, ma non è facile. Mm-hmm. Con un buon pizzico di autostima e l'aiuto delle stelle ci state riuscendo alla grande. Ah, però. Benessere. Se il lavoro è pesante, state su adrenalina e caffè, ma l'aspetto non lo denuncia. Belle quelle che sono le amicizie nate sul lavoro, ma state sempre attenti. Ecco, occhio. Occhio perché... Vabbè... Perché tu sei fortunato, cioè delle colleghe bravissime, belle, disponibili e reali e vere. Su quello sì, su quello ma sì. Ma guarda che ieri poi ho letto un articolo... Attenzione, attenzione! No, ragazzi, attenzione. Io non sono d'accordo con queste cose, non sono d'accordo... Ho letto un articolo, senti, che ci sono dei colleghi tossici, quindi non sono solo più i lavori, le relazioni. Beh, Matteo è così, eh. Matteo è tossico? Matteo è un po' tossico. Se ripubblica una cosa del genere lo diventerà sicuramente, guarda, per via di cose. Sì, sì. Ma però abbiamo... No, ci abbiamo qualcuno? No, per favore. Oppure possiamo chiudere e andare in pubblicità dov'è, prima? Dov'è Michalizio? Chiamiamolo. Non c'è. Non e c'è. Allora noi chiudiamo, lo possiamo fare oppure aspetta, no? Aspetta, scusa, me la fai rivedere la foto? Perché... No, perché ho notato qualcosa che... Siamo sicuri, eh? Guarda che... Siamo posso dire sicuri, che hai fatto ma ero appena lavata i capelli. Posso dire che è un fotomontaggio fatto veramente bene. Ma insomma c'è il triplomento così. No, no, in realtà cioè, dai, non è proprio reale. Però è veramente bravo. Alto Matteo, momento di televisione. Grazie, complimenti. Grazie davvero. Possiamo andare anche in pubblicità. Oppure a Lourdes. Scegliete un po' voi. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, torniamo in diretta, è arrivato il momento dei compleanni, cara festoni. Eleonora. Sono tanti, sono tanti. Oggi sono tanti, la facciamo tanti. Così, visto che sono tanti. Sì, ci dividiamo. Un po' io e poi ne dici un po' tu. Ti piace? Bene. Bene. Mi piace. Iniziamo subito con Jim Caviezel, andiamo subito oltre. Ah, bravo, oltre. Sattore, oh. Lui è molto bravo e poi soprattutto quando ho visto la foto ho pensato alla felicità mia e di Giulia che ogni giorno in questi compleanni vediamo anche tanti bei manzi. Beh, bell'uomo. Beh, bell'uomo. Visto, e cioè le foto da giovane... No, no, ma anche da te, adesso, ma anche di adesso è un ottimo attore, tra l'altro. Ha dei begli occhi. Sì, sì. Bell'uomo. Sai, gli occhi chiari hanno un suo fatto. Un altro sì. Tu te lo ricordi 3 metri sopra il cielo? Sì. Ecco, oggi festeggia il compleanno Giulia Elettra Gorietti. Le facciamo tanti auguri, lei faceva la sorella della protagonista. Sì. Te la ricordi? Sì, sì. Sì, sì. 3 metri sopra il cielo. Però, sì. Ha fatto anche altro, ovviamente. Poi Linda Hamilton, sì. Quindi continuiamo a fare gli auguri. Tra l'altro l'attrice di Terminator, Happy Birthday, ricordiamo, ha fatto un sacco di cose. Tanti, ma insomma, la è tornata adesso perché si era fermata per un periodo, quindi bene. Ludovico Fremont, sì. Tu te lo ricordi, ha fatto sì, i Cesaroni. Come no. C'è stata anche una grande diatriba perché lui ha detto mi sono stufato di essere riconosciuto sempre solo per quello dei Cesaroni. Beh, lui c'hanno ha fatto anche ragione, film, lui ha fatto anche altre cose. Ultimamente l'ho visto in TV con però... un film di c'era anche Christian De Sica con Massimo Ghini, quindi ne ha fatti diversi. Ne parlammo anche quando venne Antonio De Matteo di Mare Fuori, qui sì. Ti ricordi che è un problema non problema perché da una parte ringraziano comunque il loro inizio, dall'altra verranno etichettati sempre solo con il loro primo lavoro, no? Cioè ti ricordi quello di sai che alle volte potrebbe a livello psicologico incappare anche in un problema di identità. Certo. Lo leggevo recentemente con alcuni attori, per esempio anche di Un medico in famiglia, e c'è stato un momento in cui ecco, chiamare il personaggio per strada con il nome appunto del personaggio no, non con fanno le crisi di identità. Crisi a lungo identità. Andare. A poi lungo loro hanno fatto sicuramente solo quello, la maggior parte degli attori esatto, lì. Quindi non deve essere essere semplice. Oh, vabbè, mi viene in mente anche ultimamente è iniziata la seconda serie di Carlo Verdone, no? Vorrei tanto vederla, C'era l'attore che ha fatto Fabris. Vita da Carlo. Sì, Vita da Carlo. C'era l'attore che ha fatto Fabris nel film Compagni di scuola e tutti quanti lo chiaramente lo ricordano con Fabris e proprio lui prende spunto in questa storia di quel ricordo, di quel film con Fabris. E lui va da Carlo Verdone e dice ti ricordi di me? E lui dice ma come Fabris, l'attore? Lui si è legato molto a quel personaggio. Poi ovviamente l'attore fa altre cose, per carità. Però io voglio dire, in cuor mio
chi se ne frega se ti ricordano per un film, alla fine dipende da come la prende, dipende esatto da come la prende, esatto, è sì, come sì, se Silvestre Stallone dici mi ricordo che è Rambo, ma lui vabbè, ha fatto ho Rambo, capito, ma non, io ti parlo di ovviamente di attori secondari, vabbè, no? Vabbè. Comunque andiamo avanti ancora perché abbiamo e ricordiamo con tutto il cuore Marcello Mastroianni, grande compleanno attore. Molto molto importante. Marcel Jacobs prosegue la nostra rubrica sui compleanni, anche la questa flega? l'ho pensata per Giulia. Certo, sì. Guarda che foto che hanno scelto. Voglio dire, per poi me e Giulia, io mi dico, dobbiamo rifare gli occhi. Abbiamo te davanti ogni tanto, no? Certo. Voglio dire. Grazie. Grazie. Sempre il regista al primo posto. Grazie Matteo. Però so che tu ne hai altri. Allora, ce ne sono tanti, ovviamente alcuni in vita e alcuni che no, però sono importanti. Ricordiamo per esempio San Francesco d'Assisi, pensate un po', è nato proprio oggi, ma nel 1182, quindi l'altro ieri praticamente. Poi ricordiamo ovviamente anche il nostro Paolo VI, straordinario Papa, George Gershwin, uno che di passaggio, diceva il grande Mario Black, uno che ha scritto Rhapsody in Blue, Summertime, per canzoni straordinarie che hanno fatto epoca. Poi il nostro CT della Nazionale, campione del mondo l'82, Enzo Berzot, come facciamo a non ricordarlo? Il grande Enzo Berzot. Poi andiamo avanti velocemente, c'è anche il compleanno di Brian Ferry, leader dei Roxy Music, straordinario gruppo degli anni 70-80, sono stati loro che hanno poi dato vita alla nuova ondata del New Wave, Duran Duran, Spandau Ballet, hanno preso molto da loro per farvi capire che genere di musica facevano. E poi ricordiamo la bellissima e bravissima Olivia Newton-John, non so se abbiamo qualcosa? Abbiamo qualcosa, dai, la dobbiamo ricordare, vediamo un po' che cosa ci ha preparato Matteo. Che cosa vuoi aggiungere? Bella, brava. Bella, brava, tutto. Sfortunata, purtroppo, però insomma la ricordiamo con grande con sentimento, un grande sentimento. Olivia Newton-John. Ce ne sono altri. C'è Alice, ve la ricordate? Come Alice? No? Alice che ha cantato Il vento caldo dell'estate di Sanremo. Dai, insomma. Abbiamo qualcosa? Anche per Elisa. Certo, insomma, ne ho fatte tante. E poi in chiusura ricordiamo anche Serena Williams, che è una delle tenniste insomma che vanno per la maggiore, non so se ancora continua a giocare o si è ritirata, però insomma è stata una delle non grandi, gioca più. È stata una delle top tenniste nel mondo. Questi erano i compleanni diciamo di personaggi conosciutissimi. Poi ci sono ma abbiamo anche le curiosità. Esatto, ci sono le curiosità. Oggi vi volevo riportare un caso che secondo me è molto tenero, molto come dire commovente. La sposa non vedente che fa bendare tutti gli invitati alle nozze. È bellissimo compreso, sposo compreso. Bellissima. Lucy Edwards, una creator di TikTok, cieca all'età di 17 anni, pensate, ha espresso questo particolare desiderio per il giorno del suo matrimonio. Volevo che tutti capissero cosa provo ogni giorno. È un po' triste, però se ci pensiamo poi tutte le persone che hanno partecipato chiaramente alle nozze hanno aderito a questa cosa e hanno fatto felice la sposa. Un'idea chiaramente insolita, ma dal grande significato per mostrare proprio a tutti cosa vuol dire non poter vedere. Lucy Edwards, ricordiamo appunto come dicevo precedentemente, è una TikToker ed è cieca da quando aveva 17 anni. Ha postato sui social il video del suo matrimonio in cui ha chiesto a tutti i partecipanti, appunto compreso anche il futuro marito, di essere bendati. È diventata celebre sui social con le sue storie in cui racconta tutte le difficoltà che una persona non vedente deve affrontare ogni giorno e tra i video ha voluto inserire proprio questo momento speciale chiaramente della sua vita.
E tra l'altro di Londra, diciamo, specifichiamolo, dove è avvenuto anche il matrimonio il 31 agosto scorso, e all'inizio della cerimonia la sposa ha chiesto a tutti i presenti, proprio incluso lo sposo, di bendarsi. È proprio stato quel momento esatto in cui è iniziato tutto, in cui ha chiesto di bendarsi. È stato veramente molto commovente leggere questa storia. Credo che da queste cose dovremmo veramente imparare a riflettere. Sì, poi dall'altro anche qualche cose giorno importanti. Fa, non so se avete letto anche voi, c'è cioè Annalisa Minetti, la nostra cantante italiana, che pure lei praticamente ormai dice non è tutto buio, non riesco più a vedere. No? Le mandiamo un grande abbraccio. La cosa, come dire, più commovente, più emozionante è chiaramente che lei giustamente diceva il motivo per cui l'ho fatto non è soltanto far sentire gli altri, no, come mi sento io, ma l'ansia di avere tutti gli occhi puntati addosso, no, certo, quel giorno, e quindi ha preferito fare... Bella, bellissima questa notizia. Mamma mia. Ne abbiamo un'altra? Andiamo avanti? Andiamo se avanti, volete, dai. Tutte le notizie che volete. Ma sì, dai, spariamo. Mi ripeto. Sì. Allora, continuiamo a parlare di ipovedenti, perché siamo legati anche al concetto di arte, no? Da questo punto di vista. Se la nostra connessione internet ci aiuta, vi potrò dare tutti i dettagli del mondo. Comunque, dicevo che è legata all'ambito artistico, perché voi vi siete mai chiesti come fa un ipovedente anche a riconoscere i colori? No, come fa? Ce lo sappiamo? Ce lo sappiamo? Come? Ce lo sappiamo? Cioè, cos'è questa un espressione? Attimo di italiano uscito con il cuore. Cioè, un non vedente? Un ipovedente, vi spiego subito, è l'artista che insegna a sentire i colori agli ipovedenti. È come... L'arte di Fabio Truffa. Sì, esattamente, di Fabio Truffa, che non è soltanto un colore, ma è anche materia viva, che odora e profuma del giallo dei limoni e del rosso delle fragole. Ma che bello! Esatto. A pochi passi da Piazza Navona a Roma è stato realizzato un incontro con Fabio Truffa, con il fratello gemello Marco, e diciamo così, sarebbe riduttivo poi chiamare tutto quel suo spazio di arte atelier, perché in realtà la creatività poi è immensa all'interno di questa realtà, e è una creatività su stoffa, eccolo qui, lo possiamo vedere, che si sprigiona, dove si sprigiona un mix di colori che escono letteralmente dalle sue dita. Bellissimo. Il suo sogno di artista con problemi di ipovisione è quello di insegnare a tutte le persone con problemi alla vista come poter gioire di quello che fa. Una cosa importante, io perché ho scelto queste notizie? Perché alle volte ci sentiamo tutti un po', come dire, con dei limiti, no? E questi sono dei limiti anche abbastanza gravi, però loro ci insegnano che veramente anche nelle difficoltà maggiori, non è una frase fatta, si può trovare la soluzione per continuare a raggiungere il proprio sogno, e sicuramente un maestro del genere, un artista del genere, può aiutare anche tutte le persone che vogliono addentrarsi in questo mondo a diventare tale, no? A diventare degli artisti. Quindi belle, questo è un bel messaggio che volevamo inviare. Hai fatto bene, io mi ricordo perfettamente che al conservatorio di musica c'era un professore non vedente che insegnava musica, quindi pianoforte e diciamo anche il solfeggio, insomma tutte cose che riguardano la musica, ed era una persona straordinaria. Credo che avesse la vista più acuta di noi che studiavamo in quel momento. In quel momento sì, perché musica, hanno una percezione forse molto più sviluppata, no, poi alla fine a livello nostra, del mondo, cioè come vedeva, ci ha insegnato molto la visione del mondo, ovviamente a livello astratto, però comunque era una persona molto, molto profonda e ci ha insegnato molto. Andiamo in pubblicità, Matteo? Sì. Vai! A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Loro, questo, ecco, dice, così questo dice, questo fuori onda, dice, lo possiamo dire, perché adesso è il momento dei cuori, mandatemi i cuori per favore. Ci mandiamo i cuori? Se no li faccio io. Mandatemi i cuori. Faccio e i cuori, io attenzione. Ho detto a Maurizio, guarda che continuano a scriverci, è anche il caso che tu ti metta in gioco e esponi le tue idee. È troppo di cuore questo ragazzo, non ce la fa. Sono troppo sentimentale. È sentimentale. D'altronde sono artista, soffro dentro. Soffre dentro. Soffro tantissimo. Veramente. Caro Maurizio che soffre, vedi, hanno scritto per me, inizia così. Cari Maurizio, Giulia ed Eleonora, da quasi 8 anni io e mio marito abbiamo smesso di comunicare. No. Aspetta. Io va lo bene, dico un attimo, ma falla finire. Ho capito. I problemi in realtà erano iniziati da prima, da quando la sua famiglia ha detto che non avrebbe mai avuto niente a che fare con me. Lui all'epoca era già sposato e io vista come la peccaminosa che aveva fatto mettere fine alla sua relazione. Oggi abbiamo 3 gemelli di 17 anni e io mi sento morta dentro. Non ci amiamo più.
I miei figli si lasciano condizionare dal padre e io mi prendo solo insulti. Il giorno del nostro matrimonio ci ha provato con la mia migliore amica. Ah! E da allora io e lei non ci siamo più viste né sentite. Questa è tosta. Brutta. Mia figlia sostiene che avremmo dovuto lasciarci anni fa e che ora non sopporterebbe l'idea di un genitore fuori casa. Grazie per avermi ascoltata, aiutatemi voi. Questa è tosta, eh? Questa è di problemi, insomma. Esatto. Innanzitutto è brutto, scusami se ti interrompo Maurizio, è brutto sentirsi dire di non avere nulla a che fare, no? Quando la famiglia non vuole avere nulla a che fare. Si può anche capire perché magari all'inizio una persona viene vista come l'inizio di una nuova era e quindi si fa difficoltà ad accettarlo, però è veramente brutto e io consiglio, quando vi sentite dire queste cose, consigliate a loro volta di mettervi nei vostri panni, perché solo quando gli succede la stessa identica cosa o una cosa simile si sentiranno veramente male. Quindi la comprensione penso possa avvenire soltanto in questi momenti, quando ci si immedesima, ed è veramente brutto. Però io consiglio vivamente di lasciar perdere questa persona, soprattutto perché ci ha provato, insomma, poi è finito l'amore, che cosa vogliamo fare? Basta. Ma non tutti hanno il coraggio di proseguire, Che ci ha provato potrebbe essere, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Esattamente, però comunque dice, sono 8 anni che non comunicano, che l'amore è finito, allora cosa stai aspettando? Capisco che non c'è... Il coraggio. È difficile, non è semplice, però ragazzi rendetevi sempre conto che dopo... Magari vi aspetteranno delle difficoltà, ma sarà comunque meglio rispetto alle difficoltà che trascorrete nel momento in cui siete con questa persona che vi fa perennemente soffrire, no? Succede molto spesso. Quindi apriamo un attimo gli occhi. Che per routine, per abitudine. Magari per abitudine, uno lascia stare, va avanti, magari. Soprattutto quando ci sono avanti. I figli, no? Sì, vabbè, ma poi si porta avanti magari una storia che veramente non ha senso portarla avanti. Questo poi ha detto pure una cosa importante coraggio. Sulla figlia, no? Che dice che non sopporterebbe. So. Ne abbiamo parlato anche recentemente con la nostra Danila, no? Che la separazione fa male a qualsiasi età. Però non possiamo anche magari continuare un rapporto che, ripeto, potrebbe portare a maggiore sofferenza, soprattutto potrebbe portare a maggiore sofferenza ai figli, perché non si fa altro che litigare. Sicuramente non si comunica. È sempre peggio rimanere nella situazione in cui si è rispetto a che proseguire. Invitiamo anche a riflettere bene su questo, perché non... Però vi posso dire una cosa, non è facile staccarsi da una famiglia anche con 3 gemelli, 17 anni. Ma non è facile staccarsi da una famiglia e basta in generale. Per appunto, secondo me non è facile proprio staccarsi da una persona con cui hai condiviso del tempo, delle esperienze. Quindi chi si separa, tanto di cappello che riesce a fare questo passo, perché vuol dire che, a parte che quando uno si separa vuol dire che è arrivato al limite, però ci sono persone intelligenti che capiscono e ci sono magari persone che per quieto vivere continuano ad andare avanti in questa però storia. Però così non è giusto. Ma il quieto vivere però di chi? Dell'infelicità perché personale? No, per quanto le cose possano essere per difficili. La serenità della famiglia intesa con i figli. Ma non è, magari non è serenità. È serenità apparente. In questo caso non c'è proprio, secondo me, serenità nemmeno apparente, perché se i figli stanno male e parlano solo con il padre e sono condizionati. In questo caso, certo. La figlia, certo, non è assolutamente una cosa semplice, però perché se non è semplice allora non va affrontata. Brava, tirate fuori il coraggio che vi farà stare bene. Andiamo avanti. Sì. Maurizio, Giulietta e Eleonora, 5 anni fa ho conosciuto un uomo poco più grande di me, che ha subito iniziato a corteggiarmi. Io avevo già una relazione da diversi anni, per cui non siamo mai andati oltre il bacio. Beh, però già... Oggi siamo impegnati entrambi, eppure ogni volta che ci incontriamo non possiamo fare a meno di avere un impatto fisico, ma oltre il bacio non riusciamo ad andare. Mi sapete dire il perché? Io mi sento bloccata. Io non... Senso di colpa si chiama così. Io non saprei dare una motivazione, sinceramente. Senso di colpa. Non si fa per il senso di colpa. Vuoi dirmene un'altra? Vogliamo continuarci a girare intorno? Assolutamente. Allora, però io non riesco a capire perché il bacio dovrebbe essere poi la partenza. Ma il bacio importante. Dall'uomo, perché l'uomo è un'apostrofo rosa tra le parole. Tra i due, sempre l'uomo, no? Ma ragazzi, il problema è che il bacio, noi ci vogliamo raccontare che il bacio sia nulla rispetto a magari un atto più completo fisico, no? Molto il bacio, anche per me. Infatti, che dice niente? Stavo dicendo, questo è già un passo importante. Cioè, un bacio a una persona ha un suo perché. Quindi chiedere a Maurizio di argomentare e poi demolirlo. Sì, è vero. Lo stiamo facendo bene. Che verissimo. Cosa? Niente, stiamo chiedendo di argomentare, però poi ti demoliamo sempre. Vabbè.
Vabbè, poverino, dai, esatto. Povero. Allora, origini per Maurizio. Aspetta, perché questa tanto è finito, no? Sì, vabbè. Non posso dire la mia. Vabbè, ma perché la dici strana? Sì, che dai. Dico strana. Dai, dai, fai una chiusura decente. Ma dai. La chiusura c'è poco da fare. La chiusura, una se chiusa. Ti piace la chiusa? Basta, smettila. Voglio dire che alla fine. Dico, se c'è un bacio, c'è qualcosa di più importante, allora o lo porti avanti o ti fermi e non dai più il secondo bacio. Io sono d'accordo, però. Oh. Ha ragione. Bisogna anche saper frenarsi. Va bene, ripeto, anche se è difficile, però non è che ci possiamo sempre giustificare con il fatto, ah, è difficile. Brava. Bravi, mi siete piaciuti tutti e due. Vabbè. Siete degli ottimi consulenti. Io e Maurizio. Andiamo con l'ultima? Sì. Carissimi. Sono single, da circa 2 anni ho conosciuto su Facebook un uomo, single anche lui, ma ci siamo visti solo per un caffè. Ci piacciamo, ci sentiamo ogni giorno, lui si confida parlando anche della sua infanzia. È un libro aperto, mi piace tantissimo, ho paura di innamorarmi, ma perché paura? Di non essere ricambiata, perché c'è molta insicurezza. Non c'è mai stato nulla di fisico, neanche un bacio, vedi? Quando più, quando meno. Certo. Quando gli ho parlato delle mie intenzioni a voler costruire qualcosa di concreto, mi ha detto che piano piano lo sto facendo sbloccare. Meno male. Mi chiedo, tra di noi c'è un'amicizia approfondita, ma dopo 2 anni quanto devo ancora aspettare? Troppo. Mi pare che pure lei però sia abbastanza bloccata. Sì. Lui ne ha 42, io 34, siamo adulti, non ragazzini. Se non dovesse ingranare, vorrei capirlo per andare avanti con la mia vita e conoscere altre persone, ma le cose non è che si possono sapere. In parole anticipo. Sante, Eleonora, ma perché invece di capire, interpretare i segnali, vivete per favore, comunicate, parlate chiaro, ma che quagli, che quagli, devi vivere, che quagli, l'unica cosa che conosce Maurizio è la quaglia, una libertà, un momento di libertà, che quaglia, ma perché deve quagliare? No, di quagliare, nel senso, io non sono... la vita è breve, subito, io non sono d'accordo con il fatto di andare sempre a interpretare i segnali. Brava, non bisogna. Perché? Ma perché non lo dite chiaramente? Perché si parla. Allora, io voglio questo, tu lo vuoi? Non lo so, ok, vi date il giusto tempo. Non lo voglio, ciao. Quagliare significa chiudere, cioè sbrigarsi. Mamma mia, arrivare è così. Al sodo. È così. Sai che cos'è? Che quando però c'è il sentimento in mezzo è un pochino più complicato fare scelte così razionali come facciamo noi da esterno. Ripeto, sono perfettamente d'accordo, ma non deve essere una giustificazione il fatto che sia una situazione difficile perché ci sia un coinvolgimento sentimentale. Se non va, significa che c'è qualcosa di meglio ad attendere. Brava, bellissima questa frase. Ma sono due anni. Che c'entra? Ogni cosa c'ha il suo tempo. Sto cercando di salvarla. Comunque la parentesi del cuore la concludiamo così. No, 2 anni sono tanti, è vero. Però appunto, cioè, non è che deve stare a interpretare. Però sono entrambi bloccati. Lo prende, tesoro mio, cosa hai intenzione di fare? Se no, ciao. Sono entrambi bloccati, vanno piani. Voi siete tutte e due accompagnate, quindi. Sì. E quindi io mi taccio sotto questo aspetto. Però vi faccio una domanda. Sì. Molti scrivono in questa posta del cuore che incontrano persone sui social e quant'altro. Sì. Io vi faccio una domanda. Provengo ovviamente da una generazione diversa, ma voi veramente credete nei social? Io non sono mai riuscita ad uscire con una persona, riuscita ad approcciare per la prima volta con una persona di cui poi magari mi sono innamorata o altro sui social, cioè il primo approccio deve essere sempre vis-à-vis, poi magari ci si inizia a sentire sui social, c'è cioè il secondo step, terzo step, ma mai primo impatto sui social no. Guarda, io ti dico invece che una delle storie più importanti della mia vita che ho avuto è iniziata proprio dai social, 4 anni e mezzo, con tanto di convivenza. Attenzione, stiamo ogni scoprendo persona è cose diversa. Nuove della pezzella, attenzione. Claro, troppe ne hai da sapere. Quindi tu ti sei, diciamo, come dire, presentata sui social. Approcciata, sì. Qualcuno ti è andato lì, ti ha scritto, ciao bellezza, come va? Ma anche meno, perché scrivi ciao bellezza, ciao proprio, bellezza. Già io manco te leggo, però è questo, sì, no? Evidentemente... Sì, social. È questo, bravo, hai lanciato una cosa importante, perché in realtà dipende proprio da come ti approcci. Brava. Ciao bellezza perché no. Se poi ti scrive ciao bellezza con una Z, ciao bellezza! E ciao magari, bellezza già non no. Ma vabbè. Allora, bellezza no. Troppo provolone. Oggi è giornata così, troppo provolone no. La giornata mondiale delle scamorze. E va bene. E quindi ciao, come ti chiami o queste cose così? Meno, Mauro, perché tu hai pure questa, no? Scusa, no, questa un secondo perché ci sono degli account falsi. Ciao, come ti chiami quando il nome ce l'hai scritto no, lì? Ti veramente. Stavo dicendo, ci sono degli account falsi. Ma non ci parli con gli account falsi. Con l'account falso, no, dai. No, ragazzi, cioè, bisogna sempre chiedere comunque, uno si deve presentare. Io non mi fido. Ciao, io mi chiamo Maurizio.
all'inizio. Tu come ti chiami? Io così, cioè, ecco, ecco perché, capito? C'è ecco la santa perché vicino, però se vabbè, dovessi... Ho capito, vabbè, ma meno male non approccio sui social. Pubblicità, è meglio. Ma perché pubblicità? No, non ce la facciamo. Finito il tempo. Non ancora così, no, vabbè, niente. Ancora. Matteo, tu non ce la facciamo. Detto. Nero, non nero, non ce l'abbiamo il nero. Quindi non si approccia sui social così. Allora, bisogna trovare il modo giusto, dai. Mi dite qual è il modo giusto, scusa. Devi creare curiosità, cioè almeno io parlo per me. Devi destare un pochino di curiosità, quindi se parti sulla persona, già sbagli. Cioè piuttosto preferisco un non ci conosciamo, ok, quindi parti conoscenza zero. Mi presento. No, neanche. Parli di qualcosa che non c'entra assolutamente niente, niente. Con l'acchiappo. È vero. Ah, con l'acchiappo. Capito? Tipo, fa un esempio. Oh, ho capito, tipo, non posso dirti guarda che bel tramonto fuori, okay, no? Anche. Però magari una battuta ironica di quello che è ciao, successo. Ciao, che tuo padre era un astronauta. Mamma mia, queste sono terribili. Da queste, tipo così? Queste no, sono... era no. Gliela dici la seconda parte perché non capisce? Gliela dici la era la battuta. Andiamo in pausa, no. Matteo, dai. Guarda, aspetta, sul più bello. No, vabbè, ve la dico dopo, dai, ve la dico dopo. Dai, pausa. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, entriamo in diretta, non facciamo cose strane, siamo in pubblicità. Allora, ma più strano di te? Vabbè, dai, no. Allora, c'è un altro più strano di noi, che si chiama Davide Di Castro, che salutiamo, che è in collegamento con noi. Ciao, buongiorno! Ciao Davide, redazione. Buongiorno! Ringraziamo. Grazie per avermi definito strano, decisamente. Vabbè, Davide... A casa di amici sono tutti strani, se non sei strano... Siamo tutti amici e tutti strani. Vabbè. Senti, ti abbiamo disturbato perché? Perché oggi riparte chiaramente la nuova giornata di calcio, c'è la sesta se non sbaglio, correggimi Davide. Sì, sì, assolutamente, non abbiamo fatto nemmeno il tempo ad archiviare quella che è stata la quinta giornata, che già dobbiamo inevitabilmente proiettarci sulla sesta giornata. In particolare oggi è previsto un incontro importante, in altri momenti non nemmeno possibilmente, perché che dopo la sconfitta dei bianconeri a Sassuolo chiaramente oggi ha un ruolo determinante per provare, chiaramente per quanto riguarda la squadra di Allegri, a risalire la china e a dimostrare che a Sassuolo c'è stato semplicemente un incidente di percorso, anche se a mio giudizio molto molto grave. Chiaramente c'è molta attesa per questa partita, si gioca allo stadium davanti ai tifosi, immaginate i tifosi bianconeri, chiaramente immaginate se questa cosa succede a Torino. Forse oggi è l'avversario più scomodo da affrontare perché è in grandissima forma, tanti punti in classifica, inaspettatamente terzo, qua non ricordo precisamente, comunque la partita persa sta facendo il campionato, quindi è un inizio di campionato. Siamo curiosi di vedere questa sera la Juventus, sarà un partito, si parla di probabili cambi, per esempio c'è il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Kostic e Cambiato. Staremo a vedere quello che succede, staremo a vedere se verrà riconfermato anche il tandem d'attacco Vlahovic-Chiesa. Ma questo è solo l'anticipo della sesta giornata, perché chiaramente il clou ci sarà fra domani e giovedì, quando scenderanno in campo chiaramente tutte le altre, in particolare domani alle 18.30 ci sarà Cagliari-Milan, alle 20.45 Inter Sassuolo, Lazio Torino, e sarà un mercoledì, come si diceva una volta, da leoni per parlare della Champions League, ma in questo caso sarà un mercoledì da leoni per le squadre che abbiamo appena nominato, perché sono tutti incontri molto molto importanti e per ciascuna rivestono una delicatezza particolare, diciamo così. L'Inter deve andare a confermare quello che di buono ha fatto vedere nelle cinque precedenti, dove lo ricordiamo, ha conquistato 15 punti, quindi in testa alla classifica. Probabilmente ci potrebbe essere un turno di riposo, nonostante l'infortunato che è diverso, probabile l'impiego di Sanchez. Sarà interessante anche vedere il Sassuolo, quello che combinerà dopo la bella vittoria con la Juventus. Interessante Napoli, sarà una partita all'insegna un po' delle polemiche,
che sono state nei giorni scorsi per tacitarle. Ed infine Lazio Torino, dove la squadra di Sarri dovrà necessariamente raccogliere i tre punti e non sarà facile per nulla. La squadra di Sarri che probabilmente dovrà fare a meno di Zaccagni, queste sono un po' le anticipazioni della vigilia e forse addirittura di Romagnoli. Giovedì invece scende in campo la Roma a Genoa contro il Genova, quindi sappiamo quello che significa giocare nel catino del Ferraris, dove l'atmosfera è un po' stile inglese. La squadra di Mourinho però nelle ultime giornate ha dimostrato di essere in grado di come dire, affrontare determinate sfide e vedremo che cosa succederà. Perfetto, grazie David, grazie a Davide Castro dalla redazione, grazie per queste news sportive, grazie, buon lavoro. È arrivato il momento anche del nostro piatto. Si mangia, che abbiamo? Devo brontolare. È il piatto del giorno, è il primo. Sì. Non vediamo. So che cosa ci hanno preparato, vediamo un po', dovrebbe essere un piatto. Lo sai tu? Che cos'è? Cacciotti? Adesso lo scopriamo. Pasta, asparagi e salmone, pasta a piacere, 250 grammi, la pasta scegliete da voi, asparagi, salmone, un buon bicchiere di vino bianco, tagliuzziamo, sì, sì. Tagliuzziamo gli asparagi, sì, sì. Dopo averli lavati li sminuzziamo accuratamente, ti piace sminuzziamo accuratamente? Ma questi sono asparagi? Eh già. Questo sta fermo ancora agli ingredienti? Sì, sì, vabbè, ma lui lo sappiamo che va un pochino a rilento il ragazzo, va bene, no? Va bene. Perché poi le manine sono così curate, ma la gente non lo sa che sono le tue, capito? Queste? Le sciacquiamo. Non sono le mie queste qui, dai. Davvero? Ma... Spoiler, l'avrei mai detto. Durante il weekend, Michelizio arriva. Però vi ho mandato la foto mentre facevo pentola d'acqua e olio, soprattutto olio. Andiamo anche un po' di sale e buttiamo Maurizio gli asparagi. Per favore, un pochino d'attenzione. No, stavamo parlando del tiramisù che ho fatto. Ma ci sono gli asparagi che stanno lessandosi. È un momento di gloria. Esatto. Scusami, insomma. Scoliamo, li facciamo riposare e nel frattempo li mettiamo nel mixer. Meno male, vedi, oggi non vanno di olio di gomito. No, è giusto. Mixer, nel frattempo un filino d'olio, il salmone lo facciamo cuocere. Mettiamo un goccino di vino, che è quello che abbiamo lasciato prima, e oddio che è uscito, e nel frattempo mischiamo il composto di asparagi, aggiungiamo un altro pochino di sale, li sgretoliamo. Quindi sia quelli tritati che quelli a pezzetti. Esatto, vedi? Esatto. E li facciamo cuocere il tutto. Todo ensemble. Vi posso garantire che sono buoni, io ci ho mangiato i gnocchetti così ci sono. Mezze mani che loro hanno scelto invece, che fanno amalgamare ovviamente nella padella, nel composto altrimenti si spadella, mi perde, esatto. Giulia, pasta, asparagi e salmone, il piatto di oggi è servito. Buon appetito. Ecco buon qua. Ti piace questo piatto, Maurizio? Senti, gli asparagi fanno fare un sacco di pipì. Sì. Non si dice pipì. Sì, no, io, guarda, a parte gli scherzi, ho mangiato questo piatto, però fatto con i gnocchi, quelli piccolini, e sono buoni. Veramente squisiti, veramente buoni. Quindi, se volete, potete anche dovremmo organizzare una super cena. Da Maurizio, però. Da Maurizio cucina. Ma, allora, intanto questa cena si dovrà fare prima o poi. Magari invitiamo anche i nostri telespettatori, qualcuno tutti, che magari vorrà venire, magari nei dintorni di Roma. Non scriveteci ci spostiamo al 320239. Se c'è qualche ristorante che vuole invitarci, noi no, neanche così, dai. Allora, no, sì, perché no? No, perché cioè, l'idea ci arriviamo, c'è già qualcosa che bolle in pentola. Mettere sia Eleonora che Giulia ai fornelli di questo ristorante, magari li riprendiamo mentre prepariamo. Guarda che sarebbe alto share tutto insieme. Stai scherzando, davvero? Sì. Va bene, Matteo, la regia che ogni tanto si introduce così, certo, e va certo, bene. Qual è il piatto che vi riesce meglio? L'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto. Io mi sa che avevo detto le lasagne. Ah, te le lasagne. Io ti propongo invece oggi un dolce. L'altra volta avevo detto un'altra cosa, sì. Merluzzo alla pizzaiola. Questa volta ti dico invece il salame al cioccolato, chiamato anche salame del papa, invece con la fialetta di caffè, quindi l'aroma di caffè, l'aroma di rum, ragazzi. È una buona. Vabbè, insomma, applausi dall'altra parte. Sì, ovviamente sì, stanno andando anche la Ola, perché non inquadriamo. La pietanza che vi piace di più è il dolce, mi sembra. Cioè io no, aspetta, no, tu hai detto che No, meglio, io dico però quella che vi piace di più. Qual è? No, io il primo, Il primo? I primi in assoluto, sì, primo, primo. I primi assolutamente sì. Difficile. Primi difficili. No? E cosa preferisci? No, nel senso ci rinuncio, però sono d'accordo con te.
Il carbo. Lo so. Come l'aforisma è l'aforisma. Sì. Esatto. Spariamocela, va. William Shakespeare. Attenzione, uno di passaggio. In particolare, chi semina amore raccoglie felicità. Oh, non è sempre così, però voglio dirti. Raccoglie felicità. Ma sono un po' titubante a riguardo. Caro William. Ecco, adesso chiamiamo Shakespeare, magari. Caro William, è cambiato. Insomma, ci facciamo un'ape, Will? Dai due tempi, insomma, è cambiata un po' la mentalità. Probabilmente in quell'epoca lì, sicuramente sì. Adesso si è trasformato in chi semina l'amore prende la zucchina. Ma no! No! Dai, e la taglia a rondelle. No. Siamo addirittura di arrivo, caro Matteo. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Ma possiamo ricordare anche, mi confermi dall'altra parte, Matteo, della replica. Volendo. Sì! Confermiamo, amici nostri, insomma, amici miei, come diceva qualcun altro. E la nostra puntata sarà anche in replica nel pomeriggio, quindi dalle tutti ore 14 giorni. Tutti i giorni. Quindi, se vi siete perduti da questa puntata che va in onda la mattina, potete tranquillamente vederci dopo pranzo. A noi ci fa piacere, così veniamo compagnia anche mentre mangiate. E soprattutto anche ricordiamolo su radioroma.it ci sono le repliche di tutte le puntate di A Casa di Amici. Ovviamente. E saremo in streaming, ovviamente. Potete rivederle tutte, ragazzi. Ovviamente. Tutte. Vi ringraziamo della visione e noi vi aspettiamo domani, sempre a partire dalle ore 10, sempre a partire, sì, più o meno, dai, 10, 10. C'hai da fare? Domani alle 10? No, domani mattina non c'ho da fare. Meno male, va, meno male. Ciao Matteo, grazie. Ciao. A Casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella.